E ciao cari, sono Dio mio. E ciao cari, sono Atrix. Signori, bentornati cari nel canale. Lo so, non ve l'aspettavate. Due video di Gwent cari di fila, runner. Spero che molti di voi, signori, siano contenti di questo. Raga, vi ho portato Arson veramente durante tutta la settimana, quindi rifiatate un attimo, tranquillizzatevi mocco e cari, ficchiamoci nel mondo di Gwent. Lo ripeto sempre, cari, un gioco che a me sta piacendo tantissimo. Io ci credo veramente tanto a Gwent. Dire che credo ad Arson è assurdo perché Arson è un gioco fantastico, è spettacolare, mi fa incazzare come un'ingravidata, però cari, Gwent, devo dire che sta, secondo me, crescendo veramente molto molto bene e può far tanto. Ringrazio cari ancora una volta in questo video la collaborazione che ho appena stretto con i ragazzi, con i collaboratori di Gwent. Non so se avete notato, ma mi hanno regalato 60 pacchi che ho aperto nel video precedente, che vi lascio anche in descrizione se mi ricordo, grazie al caso. Signori, oggi giochiamo per la prima volta dopo la nuova patch. Lo so, dovrei fare un video sulla patch, cari, forse lo farò e forse no, perché comunque alla fine potrei fare un video di quello che penso io sui vari nerf, però comunque fare un video sulla patch in cui voi potete tranquillamente prendere il file e leggere tutte le carte che sono state nerfate, potrebbe risultare secondo me un po' noioso. Signori, usiamo questo deck. Deck consuma, cari, ve lo voglio riproporre. O meglio, non è che vi ripropongo lo stesso deck. È un deck consuma che si discosta un po' da quello precedente, o perlomeno, cari, mi pare. Ma quello che voglio fare io è utilizzare questo deck, che vi assicuro, cari, però così vedete il riflesso, quindi me ne fotto della vista. È un deck, cari, che sta funzionando veramente molto molto bene. Ci hanno fatto top 50 e visto che ora, cari, giocheremo in un mondo nuovo in cui le carte clima sono andate a puttane, in cui il nerf ha veramente, non voglio proprio dire ucciso, ma ha ridimensionato molto il deck Skellige. Secondo me, cari, questo deck può veramente fare molto 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 bene. Il deck è standard, abbiamo le arpie che le conoscete, i necker che li conoscete, abbiamo i guerrieri che li conoscete. Questa, cari, non so se la conoscete, è la strega dei sepolcri, che per chi ha giocato a The Witcher sicuramente l'ha vista. È interessante, cari, come carta, perché? Perché è una grossa finisher. Potete giocarla alla fine, ma siete liberi di farlo anche all'inizio, anche se all'inizio, cari, ha veramente poco senso. Cioè, è un po' come il cazzo alla vecchia. Cioè, non ha senso perché non la sentite proprio questa carta. Giocata alla fine vuol dire che tutte le carte che avete al cimitero in qualche modo vi danno value. Le andate a consumare tutte. E per ogni unità, che poi c'è anche scritto, per ogni unità che voi andate a consumare, si potenzia, cari, di un punto. La cosa negativa è che solamente due di forza. E visto che vi deve rimanere un turno, perché come notate, cari, è un time. Infatti non ha schieramento, ma dopo che il timer, diciamo, passato un turno, questo attiva l'effetto. Quindi in quel turno, a meno che non è proprio l'ultima carta, cioè l'avversario sta a zero, se cari l'avversario qualche risorsa potrebbe tranquillamente rimuovervela, perché essendo un 2 di forza, capite bene che è molto molto facile da rimuovere. Quindi utilizzatela veramente, cari, con criterio. Abbiamo il Giltz che non conoscete, queste cari le conoscete assolutamente tutte, come conoscete tutte le altre, perché sono carte, cari, che vi ho fatto vedere. Questa mi pare pure la conoscete, se non la conoscete ve la leggo al volo. È il terrorizzatore, perché è una spia, la mettete nell'unità di campo avversaria, l'avversario si prende 10 punti, però voi, cari, prendete una carta. Quindi è molto molto, diciamo, intuibile che se voi magari vincete il primo round, il secondo round, potete, diciamo, avere un vantaggio carte regalando questa carta all'avversario. Tanto a voi non vi interessa vincere il secondo round, perché avete vinto il primo, però comunque fate utilizzare risorse all'avversario e voi, per l'appunto, cari, pescate una carta. Quindi è una carta molto 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 interessante. Salviamo, usciamo e, signori miei, andiamo per l'appunto a giocare la prima partita dopo la patch. Ma questo già l'ho detto e l'avete capito. Se il microfono era spento, perché sto guardando adesso che mi ha dato una luce, cioè se il microfono è spento, io bestemmio l'ira di Dio. Non è spento. Per fortuna, cari, perché andavo a puttane sia sto video che il video precedente, perché lo sto registrando dopo, sia quello degli spacchettamenti. Andavano anche a puttane i miei soldi, perché avrei dovuto ricomprare altri 60 keg. Insomma, sarebbe stata una cosa veramente poco piacevole. Comunque, cari, andiamo in classificata. Utilizziamo il mazzo dell'Invisibile 2, perché ho avuto anche la porca fatica di non rinominarlo come Consume Deck. O meglio, Monster Consume o Consume sti grandissimi cazzi. Signori, andiamo subito in partita. Voglio. Ora mi metto gli occhiali cari perché mi devo concentrare. Abbiate pazienza che si vede il riflesso, ma sti cazzissimi. Devo, cari, assolutamente giocare bene, evitare misplay e capire un attimo. Mo sto deck scoiler io proprio non lo conosco, cari, perché chiaramente tutto è andato, diciamo, tutto è cambiato con la patch. Quindi probabilmente adesso andrò a vedere dei deck che non Troppo conosco. Signori, veloce, andiamo guarda. subito a far, per esempio, il Mulligan. Quegli tre Aragaskari non li voglio mai vedere.
La cosa positiva è che le altre carte non sono veramente per niente male. Questi cari non li volete vedere perché, per l'appunto, ogni volta che voi consumate questi qua dal vostro deck vi entrano in campo. Comunque, a parte la strega che probabilmente non utilizzerò, non ho una mano che diciamo particolarmente brutta. Questa mi dà problemi. Uno, perché non ho modo di silenziarla, e due, perché non ho la mia succube. Anche se, cari, la succube dopo il nerf ne ha un po' risentito. Questo lo dico, ahimè, ne ha un po' risentito. In realtà questa la potrei poi anche prendere successivamente grazie al mio custode, però dovrei vincere il round, in realtà, perché devo essere... No, sto dicendo stronzate, perché dovrei mandarla al cimitero e poi riprendermela. Però non ho rimozioni a 9, quindi non lo so, cari, sinceramente non so con cosa partire. Parto col Necker, signori, parto col Necker perché non ho modo di giocare altro. Ora lui potrebbe già in realtà passare, ma non penso lo faccia, anche perché andremo a vincere un round troppo 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 facilmente. E probabilmente il turno dopo, cari, andrò a giocare... Non lo so, dopo sto giocata probabilmente manco, lo so, perché ha fatto un bel tempo swing, signori qua, ha fatto un bel tempo swing, sto stronzo che fa rafforza gli altri nani di uno, va bene, la conosciamo. Ripeto, cari, non so in realtà cosa andare a giocare, mi sentirei di giocare il vampiro, per il resto non mi piace nient'altro come giocata. Potrei giocare la ragazza gigante, effettivamente, non è male, anche perché poi posso usare il vampiro e mi entrerebbero tre Aragas dal deck. Il problema è che questa potrebbe tranquillamente rimuovermela, ma non so, cioè non c'è una giocata miglior di questa, perché sì, il vampiro ci stava, cari, ma giocarlo successivamente, una volta che abbiamo giocato l'Aragas, vuol dire che possiamo andare a utilizzare il potere dell'Aragas, che in questa situazione, cari, a me mi serve veramente tanto. Ora dobbiamo un attimo capire quanti danni, o meglio, sì, quanti danni, quanta forza ci facciamo se lui passa. È questo, cari, il discorso. Allora abbiamo 9 carte contro 9, quindi in realtà devo cercare di vincerla adesso. Posso vincerla? Ora devo contare e mo so cazzi. Sono 9 più 9, 18. Non penso di 9, 25. Sto contando bene? Dovrei mangiarmi qualcosa di interessante con lui, ma non so se riesco. Viceversa, se mi gioco l'invisibile, probabilmente ce la faccio. Probabilmente sì. Probabilmente con l'invisibile sì, cari, perché col vampiro non mi dà la certezza di vincere. Non vorrei di stronzate, ma con questa probabilmente, cari, ce la faccio. Perché mi mangio il mio Necker. Il Necker sputerà, diciamo, un altro Necker. Sì. No, ho detto una grandissima stronzata, cari, perché non è così. Quindi forse ho fatto la cazzata, forse. Forse ho fatto la cazzata, cari, perché non ho puntato bene. No, ho fatto la cosa giusta, perché adesso arriva il Necker e vado a 35, cari. Inoltre, ripartiamo il turno dopo con un Necker. Secondo me, signori, questa è la giocata giusta da fare. Perché? Perché ora posso giocare il terrorizzatore, come ho detto nell'intro. Se ve l'ho detto, sì, ve l'ho detto, perché comunque è una carta molto molto utile, perché il round l'abbiamo vinto. C'entra un Necker a 6, che sicuramente non è niente male. La strega, caro, è un top deck che io sinceramente non mi meritavo troppo. Quindi andrò sicuramente a mulliganare la strega. Questo round, cari, lo dobbiamo fare non passivamente, perché comunque dobbiamo mettere consistenza in board. Ma mi hanno nerfato l'arpia. Perché ho sputato dappertutto? Cari, mi hanno nerfato l'arpia. Non è più un 4 ma è un 3. La cosa mi dà veramente fastidio. Comunque non fa niente, giochiamo l'arpia assolutamente. Il turno dopo abbiamo comunque sicuramente due uovi che si schiudono. I Necker ne abbiamo finiti, perché ce ne abbiamo solamente 3. Quindi, cari, ci sta. Questo mi dà problemi un po' perché c'ha resistenza, ma non è che me ne dà troppi. Non è che me ne dà proprio troppi. Che posso prendere interessante dal suo deck? Forse niente, perché questo era forse tutti gli altri nani. Io non è che c'ho nani, quindi non ci faccio veramente una minchia con sta carta qua. Non ci faccio assolutamente niente di niente di niente. Non posso usare la strega, potrei utilizzare il terrorizzatore. Potrei, cari, assolutamente utilizzare il terrorizzatore. Però vorrei un attimo temporeggiarlo, perché se questo mi diventa una bestia troppo grossa, vorrei andare a rimuovere. Tipo, se mi diventa 10, utilizzo il terrorizzatore e poi mi gioco Igni e faccio comunque una bella botta. Cari, probabilmente qua me ne fotto proprio delle uova, perché voglio andarmi a potenziare il mio guerriero. Voi lo sapete, una volta che l'uovo viene consumato guadagno un più 5, ed è quel più 5, cari, che adesso a me mi interessa. Nel frattempo il Necker si potenzia, crea un gap che che piano piano si va ad aumentare, perché già siamo 25 a 12. Vediamo, cari, che mossa fa lui, perché quell'igni potrebbe essere molto 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 utile. Cioè io voglio che quello lì, questo qui, mi silenzia lui. Ci sta,
ci sta assolutamente. Quello mi va a 9, quello mi rimane a 11. Comunque ho ancora, signori, un bel gap, un gap non indifferente. Probabilmente qua è da giocare il vampiro, è da giocare assolutamente il vampiro. Non vedo altre soluzioni. Io aspetto, ripeto, che questo mi va a 10 e poi io provo a fare lo scherzetto, perché grazie a Igni posso andare a rimuovere sia questo che questo a 10. Ma anche se questo mi va a 11 va ben lo stesso, perché mi avvito per l'appunto un servitore con resistenza il turno dopo. Niente, cari, ripeto che vado per l'appunto di vampiro. Vado per l'appunto di vampiro. Spero di bruciare una carta che a lui serva. Sì, probabilmente sì. Probabilmente questa ho... resistenza 6, potenza 1. No, questa mi sembra più forte, cari. Questa mi sembra più forte. Per quanto riguarda l'attacco, è lo stesso. La forza è la stessa, sempre 6. Nel frattempo, il mio necker si sta, diciamo, incattivendo parecchio. Perché già è un 8, cari. Potrebbe essere interessante. Questo, cari, è quello che volevo. Questo è quello che volevo. Possiamo andare a mettere il mio terrorizzatore qua. In realtà qui non so se voglio spostare qualcosa. Sì, probabilmente sposto lui. Non che me ne freghi tanto. Perché mi dai la strega? Dio! Perché mi dai la strega? La carta più brutta che mi potevi dare. La carta più brutta che mi potevi dare era la strega. È veramente, cari, pessima sta carta qua. È pessima perché anche poi nel caso in cui andiamo al terzo round e io vado per l'appunto, è diventato 11. Qua ha fatto una giocata interessante lui, chiaramente, Qua ho fatto una buona giocata, cari. Devo assolutamente andarla a rimuovere, ma senza ombra di dubbio lo devo andare a rimuovere. Sì, lo rimuovo con l'Igni. Però, boh, non è che mi piace tanto come giocata. Proviamo a utilizzare la strega? Ma la strega mi dà pioggia torrenziale, cioè di terzo smembramento. A me smembramento, mo qua non ci faccio niente. Potrei andare a rimuovere l'11 di forza. È l'unica cosa che riesco a vedere buona adesso. Però non so perché vorrei anche temporeggiare, ma non posso temporeggiare. Non posso temporeggiare in nessun modo. Quindi devo andare, cari, a utilizzare Geralt. Vado a rimuovere. Il suo servitore è 11 per l'appunto e passo il turno. Purtroppo sta terza strega qua mi tappa tanto le ali, perché mi fa proprio un cazzà sta strega, perché non c'ha senso. Non ha avuto veramente senso. Lui se prende questo qua continua ste cazzo di resistenze che mi stanno altamente sul culo. Piano piano, cari, la forza della strega sta andando avanti. Non posso giocare la strega dei sepolchi. In realtà potrei anche, ma è veramente poca roba. Io ho una mano veramente, veramente brutta, signori miei. Veramente brutta, ma brutta, brutta, brutta. Quindi andrò a utilizzare probabilmente la strega, perché non vedo un'altra giocata da fare se non quella di giocare lui e prendermi cosa? Prendermi lui? Quando entra in gioco un nano, no, lo prenderei semplicemente perché c'ha un 8 di forza. Potenza un dado di 3 punti, potrebbe essere interessante, ma anche no in realtà, anche no. E niente, cari, vado a prender lui semplicemente perché voglio giocare qualcosa prima di giocare smembramento, perché smembramento potrei, secondo me, avere ancora più value per giocarlo. E niente, ne prendo lui e lo piazzo qua. Questo, cari, è il discorso. Non ho... peraltro c'è anche resistenza, quindi potrebbe essere interessante. Perlomeno mi rimane qualcosa. Mi rimane qualcosa. Lui mi sposta quello lì. Posso adesso usare la strega? Boh, non lo so, cari, probabilmente sì. Però non lo so, sì. Devo giocarla per forza, a meno che non voglio giocare. Ragioniamoci un attimo. Tanto io, una di queste due, cari, devo andarla a mulliganare. Quindi se mo me gioco una strega, non succede assolutamente niente. Non mi succede assolutamente niente. Quindi gioco la strega. Comunque poi dopo vado a togliere lei. Vado a togliere lei e giocando lui mi entra una in campo. Cioè è normale che avevo comunque una strega di troppo. Quindi la voglio utilizzare adesso per fare in modo che lui, eccolo lì signori, Cristo santo, in modo che lui possa mettere altre minacce qua. Ora qua, cari, lo smembramento è forte come l'ira di Dio. È forte come l'ira di Dio. Vado a smembrare. Vado a smembrare, che è molto più forte, signori, dell'altra. Perché la pioggia da me non mi interessa. Perché dopo di questa io vado a passare. Ho creato, cari, un gap di 20. La cosa interessante. Devo passare assolutamente, cari. Devo passare assolutamente. Lo so che lui ha parecchie cose che mi fanno male. Perché ha parecchie resistenze. Però non posso giocare altro. Perché, ripeto, la cosa dei sepolcri ottiene una grossa value dopo. Ora lui qua potrebbe ulteriormente buffare quei tre servitori e la cosa mi fa molta 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 paura. Gioca Geralt. Ma in realtà ci sta pure. Cioè nel senso, non è che mi dà troppo problema. Ora lui parte con 19. Che sto dicendo? Perché ci sta pure quell'altro. Quindi forse parte con 20 anche. Questo potrebbe essere un problema. Noi partiamo con 3.
non è troppo, infatti con 21 non è proprio interessante la cosa. Devo assolutamente andare a togliere la strega, ma non penso Gary ormai di recuperare sto gap. Se mi dai un'altra strega devi andare a parare il culo. Ok, non mi dà l'altra strega, questo è l'unica cosa positiva. Geralt se l'è giocato. Cari, questa me la devo giocare per ultimo, è inutile che ve lo dico, no? Questo devo giocarlo per ultimo, quindi utilizziamo lui. Anche perché non saprei cos'altro, buon Dio, utilizzare. Questa ci sta assolutamente. Questa ci sta assolutamente. Vado a mangiarmi lui in modo che diventa un'unità più forte. Anche se non penso questa possa essere. Non lo so in realtà. No, infatti non è niente di questo. Cari, non penso di vincerla, sapete? Non penso di vincerla. Non penso, magari poi la vinco. Non lo so perché non voglio fare i conti. Ora qua andiamo a 27. Ma non penso che basti. Non penso che basti perché. Perché non basta. Quante unità c'ho nel cimitero? Non lo so. 29, cari. È molto close, comunque sarà una bella partita. Sicuramente una bella partita. Una bella partita. Non so quanto punteggio possa arrivare. 48! Amahantocolo! Cari, l'ho giocata bene. Secondo me l'ho giocata bene. Come ogni volta vi invito vivamente a scrivermi se voi avreste fatto qualche altra giocata, oppure se vi è piaciuta la partita e avreste fatto le stesse giocate. Signori, io spero realmente che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, commentate e condividete. Lasciate che un bel like. Mo, scherzi a parte, ci tengo veramente tanto e aiuta veramente tanto la serie ad essere vista da quelli che ancora non conoscono il canale. Signori, che dire, un buon proseguo di giornata, un grosso abbraccio e bella.